Buongiorno, sono Gianfranco Schialvino e parlerò della Natività e del Natale nella pittura. È un discorso molto semplice come enunciazione, ma nello stesso tempo molto complesso perché racchiude in sé significati storici e, nel nostro caso, significati pittorici molto interessanti. Innanzitutto, il Natale nella pittura. Il Natale è lungo, il Natale dura un anno, dura da quella che era l'Annunciazione, che è nel mese di marzo, arriva fino alla chiamata alla Betlemme per quello che era il censimento, uno dei vari censimenti che l'impero romano faceva fare nelle proprie province. È la notte di Natale, quella della nascita, dopo che Giuseppe e Maria hanno cercato, come descritto bene Gozzano nella sua poesia del Natale, hanno cercato alloggio bussando da porta a porta e essendo poi scaricati un po' da tutti, perché allora, come anche oggi, alloggiare una donna che stia per partorire non è tanto comodo e non è una cosa troppo tranquilla per quelli che sono i cantinieri o gli osti di un tempo dove tanti bambini morivano alla nascita. E segue ancora del periodo poi da dicembre arrivare a marzo per completare l'anno con quella che è stata la strage degli innocenti e la fuga in Egitto, per cui Gesù bambino è stato portato in salvo. È una storia lunga anche nella storia della pittura, perché le notizie pittoriche fino all'anno 1000 sono scarsissime, sono dei resti di Sinopia nelle pareti delle catacombe, sono dei affreschi graffiati, rotti, inutilizzabili per uno studio approfondito o per guardarli esteticamente, e in quanto le chiese sono rimaste dei ruderi. Quindi andiamo nella pittura dal 1000 fino a quello che è l'Ottocento, metà Ottocento, quando la Chiesa Cattolica, qui non più cristianesimo, perché ormai la divisione c'è già stata, tra Mitteleuropa, Italia, mondo anglosassone e le chiese orientali ortodosse, quando queste divisioni hanno portato una diversità di vedute nella storia, nel credere ai vari Vangeli così come sono, nella tradizione che si è fondata soprattutto sui Vangeli apocrifi, e quindi i quadri più conosciuti per essere portati a una conoscenza, a una cultura popolare, sono stati quelli che descrivevano degli episodi non corretti nella serietà di chi si basa solamente su documenti ufficiali. Allo stesso modo che, ad esempio, l'adorazione dei magi tra i quattro Vangeli, Matteo, Marco, Luca e Giovanni, è solo descritta nel Vangelo di Luca, quindi in un solo Vangelo. Eppure l'iconografia di quella che è stata la visita dei magi, la conseguente adorazione dei magi alla capanna, è pur descritta. E nella figura vediamo quello che è l'adorazione dei magi di Leonardo, conservata agli Uffizi, è stata un pochino trascurata, valida nell'iconografia, ma trascurata nella storia. Iniziamo con Leonardo perché, proprio per questo motivo, è inserito a metà. La data 1480
questo disegno. Non è un dipinto, è un disegno molto grande, sono 2 metri, quasi 2 metri e mezzo di lato, e incompiuto perché Leonardo, che aveva avuto la commissione dai frati del convento in cui avrebbe dovuto essere posizionata questa tavola, l'ha lasciata nel bel mezzo, nel 1482, per andarsene a Milano, chiamato dagli Sforza, che lo pagavano molto di più e molto meglio che non i fiorentini, quindi l'ha lasciata incompiuta. La tavola poi è stata conservata così, in quanto preparata mirabilmente. Sono 10 tavole di pioppo unite verticalmente una a fianco all'altra e lavorate con una preparazione molto solida, in cui Leonardo ha inserito, oltre che all'olio, al gesso, anche una certa pasta fatta con elementi vegetali, per cui il legno non è stato intaccato dai tagli e non è stato rovinato, e il disegno sovrastante ha avuto una conservazione ottimale. Quella che vediamo non è lo stato attuale di questo disegno, è quello che è stato il disegno fino al 2012, quando è poi stato al Laboratorio delle Pietre di Firenze, è stato restaurato. Un restauro che ne ha cambiato completamente la fisionomia, si vede molto di più, si vedono molto di più i particolari, si vedono molto di più i contrasti che non in questa risoluzione, in questo stato, che però conserva quella che Benjamin chiamava l'aura di un dipinto, l'aura di un quadro, e che voi tutti, credo, abbiate potuto conoscere con il restauro della Cappella Sistina. Chi l'ha vista prima del restauro ha visto una volta scura, un giudizio universale al fondo pieno di fumi, di polveri, eccetera, ma l'ha guardato probabilmente immaginando quello che sarebbe dovuto essere il dipinto ai tempi di Michelangelo, e così questo di Leonardo. Visto prima e visto dopo, la visione successiva lascia un po' perplessi, ecco. La terza fase, e quindi vediamo di una scultura romanica che riassume nel Duomo di Mantova, riassume quello che è la Natività nei suoi elementi essenziali. La Madonna, il Gesù bambino avvolto in fasce, il bue, l'asinello, un pastore, manca San Giuseppe. Nella iconografia delle sculture romaniche troviamo quella che è stata, e si presume per almeno 1000 anni, la natività della tradizione cristiana. Cristiana e quindi in senso lato, cristiana cattolica. Questi elementi sono posizionati perché chi guardava e non sapeva leggere, ovviamente a quei tempi saper leggere e scrivere era dato soltanto ai ricchi, ai nobili e ai religiosi, avesse in mente e fissasse nella sua mente gli elementi importanti per capire che il Cristo si è fatto uomo, ha avuto una madre naturale, un padre celeste, ha avuto una nascita in una notte particolare, e questa notte con la luna, con le stelle,
è stata sua, ma ai pastori, come prima, sua nella famiglia di Giuseppe e di Maria, ma ai pastori come primo riconoscimento. E quindi i pastori, il popolo, l'uomo normale, l'uomo comune, non il religioso, il ricco, il re, chi politicamente aveva il sopravvento sull'uomo, non ha partecipato, ha partecipato solamente il pastore. Successivamente, con la visita dei magi, si è arrivati ad avere il primo impatto della vita pubblica, pubblica in un doppio senso, pubblica verso anche chi non crede, del Cristo sulla terra. Quindi, primo momento, scultura, abbiamo visto il Duomo di Mantova e il Duomo di Ravenna. Prima pittura invece è la pittura che trae molto da quella che è la scultura, gli elementi, qui l'annuncio ai pastori per la nascita di Cristo di Taddeo Gaddi, sono quelli che hanno portato la conoscenza nostra, la pittura dell'inizio dell'anno 1000, siamo intorno al 1200. E questo annuncio ai pastori è molto bello perché non solo dà l'idea di cosa c'è stato, ma dà soprattutto un'immagine di quella che è stata la sorpresa, cioè dal cielo l'angelo è venuto ad annunziare, Nuntio vobis gaudium magnum, l'angelo che annuncia, quindi con tutta la sorpresa, con tutto quello che non è non siamo abituati noi a vedere dopo televisione, dopo il cinema, dopo quello che è l'arte in sé, che oggi è fatta di sorpresa, è fatta di qualcosa che è fatta le bourgeois, dare sconvolgimento nell'idea della gente. Ha tolto l'armonia, l'atmosfera, l'immaginazione da chi guardava invece per imparare, per ricordare e soprattutto per portare una emozione non immediata di quelle che si consumano, si bruciano in un momento, ma di quelle che durano nel tempo e che allora duravano tutta una vita. Così come dal momento di dolcezza di questa immagine si passa al momento invece di quella che è la crudeltà che ha portato anche il Natale, che ha portato la nascita di Cristo. E le parole che si leggono, io non sono venuto per portare la tranquillità, ma sono venuto per dare uno sconvolgimento al mondo attuale allora, nella gente, sono venuto a portare la speranza in chi ha sempre subito, in chi è schiavo, in chi è oppresso, portargli una speranza di un'altra vita, cioè portare il contrappasso. Cristo è venuto sulla terra, l'uomo tornerà a Cristo, tornerà nell'aldilà, che è una cosa importantissima. È visto anche qui con l'immagine della strada degli innocenti, è visto non solo come nascita amore, ma nascita con qualcosa che 30 anni dopo, e ne siamo coscienza da 2000 anni, ha portato a dei rivolgimenti non semplici. Ma torniamo con il Cavallini, un pittore di Roma. Questo non è una pittura, ma è un mosaico. Le sue pitture sono state quasi tutte un pochino distrutte, in quanto erano in quella che è stata l'antica basilica, la prima basilica di San Pietro.
Poi Cavallini è passato ad Assisi e tanti dipinti della chiesa di Assisi nella parte bassa sono attribuiti a Giotto, stati attribuiti a Giotto fino a qualche decennio fa, adesso si tende ad attribuirli anche alla mano del Cavallini, proprio per questa sua impronta che ha saputo dare e che vediamo quasi analoga in Giotto e quindi ci sono dei piccoli dubbi. Questo Giotto non è ad Assisi però, ma è della Cappella degli Scrovegni a Padova. Chi ha visto, penso l'abbiate vista interessandovi di arte quasi tutti, la Cappella degli Scrovegni scopre un mondo a sé stante, un mondo isolato, un mondo che racchiude dentro questa chiesa, cappella perché è piccola, sembra immensa ma è molto piccola, quasi quasi delude. Racchiude però tutta quella che è la storia di Cristo, la storia del cristianesimo, visto attraverso quei 30 anni, ma soprattutto 3 anni di vita del Cristo, i 3 della sua predicazione. A parte la volta bellissima azzurra con le stelle, c'è questo grossi quadri, chiamiamoli così, affreschi. Questi sono posti entrando nella seconda fascia a sinistra, sono 3 lunghe fasce di pittura che si collegano dove c'è l'altare e proseguono con seconda parte della vita di Gesù sulla destra. Guardate la poesia, 2 cose: uno, la poesia dell'insieme dell'adorazione a Gesù bambino è straordinaria, e i colori conservati benissimo. Qui il restauro è dovuto anche a una conservazione perfetta durante il tempo, è stato senza problemi. Si vede anche una nota, il fondo che è blu, non azzurro, blu lapislazzulo. In questo blu era fatto, ottenuto attraverso la polvere ottenuta dal tritare il lapislazzulo. Quindi questi quadri sono conservati bene anche per la qualità della materia prima. Allora il pittore veniva pagato in 2 modi. Uno, per le ore di lavoro che impiegava nel dipingere. Secondo, per gli elementi che usava per fare la sua pittura. Il blu di lapislazzulo, l'oro del fondo, l'abbiamo visto bene prima, con il fondo nel piccolo riquadro di Duccio di Boninsegna con la strage degli innocenti. Il rosso, perché il rosso più prezioso derivava dalla cocciniglia, derivava dal rosso della conchiglia della porpora, ma della cocciniglia. La cocciniglia è quasi invisibile, vengono schiacciati questi piccoli insetti e poi quella specie di sangue, dal pigmento che era naturale, veniva ottenuto il rosso della pittura. Quindi era un doppio prezzo. Il pittore pagato per quello che invece aveva come fama, come conoscenza, arriva soltanto nel Rinascimento. Quando hanno riconosciuto ai pittori, anche grazie a Dante per la
Divina Commedia, chi si è interessato a lui, anche grazie a Giotto, che oltre che essere pittore era architetto e quindi univa in sé il costo di una progettazione, il costo di essere direttore dei lavori di un campanile e il costo della decorazione. Prima il pittore mangiava la tavola dei servi e dopo dal Rinascimento è andato a mangiare alla tavola dei padroni, dei nobili, dal Papa ai cardinali, ai signori, eccetera. E poi dopo l'Ottocento ha cominciato ad andare a mangiare alla tavola invece dei grandi collezionisti, e al giorno d'oggi sono i pittori che invitano alla loro tavola i pittori più famosi, chi fa a gara per acquistare non quello che hanno fatto come materia e neppure tanto quello che hanno fatto come impostazione, ma quello che hanno fatto come illusione di essere loro i più bravi e non la loro. Ma questo è un altro discorso. Andiamo quindi a vedere chi nel Rinascimento è soprattutto qui in Piemonte, Defendente Ferrari, ha nella sua pala di Ranverso raffigurato quella che è la Natività. È un dipinto straordinario, meraviglioso. Lo guardiamo dopo il restauro, un restauro perfetto che riporta le condizioni di quella che era stata probabilmente lo svelarlo al pubblico direttamente dalla mano del pittore. Due parole per Defendente Ferrari, di cui vediamo anche un altro dipinto, un'altra Natività, con il Cristo depositato per terra per indicarne la povertà della nascita, solamente sopra il mantello della Madonna, neppure con le lenzuola, neppure con la biancheria che ha un neonato quando viene al mondo, ma così nudo come i personaggi, soprattutto quello del Battista e quello del San Francesco che ci sono, uno vestito di stracci e l'altro vestito di saio. Probabilmente l'opposto come modo di guardare il mondo alla nascita di quello che era il mondo di Sandro Botticelli, che nella sua adorazione dei magi porta sì allora non la capanna, lo vediamo poi anche in altri dipinti che arrivano dal mondo mitteleuropeo, dalla Germania, ma una casa diroccata, però già con le vesti ricche, non di chi è stato messo ammesso alla nascita e all'annuncio, ma di chi, qui lo vediamo bene in basso a sinistra, nei ritratti dei committenti, di chi è a destra nel ritratto, la figura a destra col mantello giallo ocra, è considerato anche come un autoritratto del Botticelli, che non denota già un'agiatezza non comune. Di Botticelli un'altra Natività bellissima è quella di Londra, alla National Gallery di Londra, che si divide in due parti, fa vedere anche tutta quella che è l'iconologia del Botticelli. La danza che c'è in alto e gli angeli che festeggiano nell'alto dei cieli la nascita del Redentore, e in basso la danza invece di chi sulla terra si abbraccia
cercare e trovare pace e fratellanza. È un quadro molto bello, sia per i colori, sia per le varie prospettive, molto compatto. Non ha un punto di riferimento, come vedremo poi nella pittura quelle che vedremo degli anni successivi, fra qualche immagine, dove la nostra visuale si concentra sulla nascita del Cristo. Ma qui ha un'impronta che è la pace nel cielo e la pace sulla terra, in cielo e in terra. Adesso arriviamo a un'adorazione, non di immagini, ma ad un'azione di Cristo, che conosciamo molto bene tutti, perché è quella dello Spanzotto in 1480, che è a Rivarolo nella chiesa di San Francesco, recentemente restaurata, e un dipinto molto molto bello, perché ci è anche molto importante come datazione, perché quasi coevo a quello precedente che abbiamo visto della National Gallery del Botticelli, porta invece un'iconografia che è assolutamente ancora medievale e mi dà l'occasione di far considerare come dal centro la conoscenza di quello che è il mondo della pittura come tecnica, come soggetti, come moda, arrivasse con una distanza di quasi mezzo secolo nelle periferie, e periferia era allora rispetto a Roma, Firenze, Venezia, erano Torino e anche Rivarolo. Quindi ancora i cartigli per dire quello che si voleva dell'opera e non far capire, perché ci si immaginava che i fruitori allora fossero un pochino ignari di quello che veniva effettivamente scritto, era effettivamente stato scritto nei sacri testi, e che non ha più bisogno di esserci. Nel 1500, quando invece nelle città i libri cominciano a passare da manoscritti in fase di stampa, con gli incunaboli, e anche la conoscenza della religione intesa come metodo da seguire per poi poter andare in paradiso, era già diffusa nel popolo. Un artista importante, scarsamente conosciuto, è Lorenzo Monaco, che con delle natività assolutamente straordinarie, perché questa è una piccola formella. Veramente 1420, torniamo indietro di mezzo secolo, porta alla stessa identificazione di 1300 Giotto, Taddeo Gaddi, Cavallini. Vedremo cosa adesso ci sarà con Giorgione, con Caravaggio, con i grandi artisti, e fa un pochino così un punto di distinzione tra quello che c'è stato prima e quello che ci sarà dopo. E lo vediamo in un altro quadro, sempre di Lorenzo Monaco, che come vedete è già molto, ma molto più vicino a quello che è il Botticelli. Con questo facciamo un passo fuori Italia e arriviamo a Dürer. Se guardiamo le figure di Lorenzo Monaco che abbiamo visto prima e queste di Dürer, troviamo una differenza sostanziale in quello che è il tratto, in quella che è una certa durezza
di scrittura, perché la pittura è scrittura, infatti si dice leggere una pittura da qualche decennio in qua. Una volta era interpretare, poi c'è stato il descrivere, attualmente si dice leggere. Se noi leggiamo questa pittura attraverso la tecnica, troviamo una tecnica, parole vere, semplici e comprensibili, dura, un qualcosa di duro. Per cui Dürer è venuto in Italia, ha fatto il suo viaggio, fatto un viaggio in Italia nelle varie corti, a volte osannato, a volte lui portava quelle bellissime bulini, acqueforte, xilografie che noi oggi, a cui uno ambisce per averle in collezione, costano migliaia e migliaia di euro, di dollari. Lui le portava per regalarle a quello che era il personale di servizio privilegiato che aveva nelle varie case dei nobili come pittore. Guardate la differenza con questa fuga in Egitto di Dürer in Italia, dipinta in Italia. Da quello che era la durezza di prima, guardiamo adesso quelli che sono i tratti in un certo modo più dolci, più delicati, più raffinati, più intimi, più preziosi. E poi torniamo con Dürer, con questo quadro dove i due stili sono un pochino uniti perché questo altare, questa palla di altare fatta per il committente tedesco conserva la dolcezza nella figura della Madonna, la dolcezza dell'immagine in Italia insieme a quella che è l'impianto ancora duro in Germania. Nello stesso periodo noi avevamo Mantegna. Mantegna è quello che si avvicina come spartiacque tra i due territori e tra i due modi di intendere lo scrivere e la pittura. È bellissima questa tavola che dà sia l'insegnamento, quello che si vuole far apprendere a chi guarda, e cioè quelli che sono i regali, quindi c'è l'oro e c'è l'incenso, e la mirra, e nello stesso tempo quello che è il committente che voleva la benedizione di essere raffigurato, e lo è in fondo, nella figura in fondo il cardinale con la berretta rossa, i colori e lo spirito di serietà e di compattezza di un pittore grandissimo qual è stato il Mantegna. Il quadro è a Los Angeles, al Getty Museum, ed è uno dei quadri più ammirati del museo. Ma torniamo a quella che è la scultura. Il titolo di questo incontro è Natale nella pittura e la scultura e la pittura si fondono con un artista grande, era un artista, una famiglia di artisti dei più grandi di cui tutti avete sentito parlare, di cui tutti avete senz'altro guardato e ammirato le opere. Andrea Della Robbia e la scuola dei Della Robbia, della famiglia dei Della Robbia. Essenziale, gli angeli, i pastori, le tre figure della Madonna, del San Giuseppe dell'Asinello, e il bue e l'asinello. Una immagine straordinaria
che è il centro di una grossa pala che imita la pittura, ed è per quello che si collega benissimo e collega la pittura con la scultura. I due linguaggi qui non sono due tecniche, ovviamente lo sono nel modo di farla: una è fatta con la ceramica, con la terra, l'altra è fatta con pennelli e con i pigmenti a olio. Ma il linguaggio si avvale univoco con le due tecniche, e il linguaggio è portato sia dal bitricromatismo dell'azzurro, del verde e del colore naturale del bianco, e alla policromia invece portata anche dal figlio di Andrea della Robbia, Luca, che con il padre fa questa natività straordinaria del 1493, quindi coeva i quadri che abbiamo visto dipinti precedenti, del Botticelli, del Dürer, del Monaco, eccetera. La famiglia intera prosegue con Giovanni della Robbia. La policromia qui è ancora più esasperata ed è un dipinto fatto con la ceramica. Interessantissimo, importante, veramente straordinario, perché riesce ad unire con un'immagine tridimensionale lo spirito della tridimensionalità, dato da una prospettiva che non è solo di colori, ma è anche di elementi nello spazio, ed è nello stesso tempo portata alla pittura, rapportata alla pittura. Veniamo adesso a un altro pittore dei cosiddetti minori, Antonio Balestra. Antonio Balestra è nato a metà del 600, e quindi facciamo un passo avanti rispetto ai precedenti di quasi un secolo. Però questo è per un motivo molto ma molto particolare. Innanzitutto per vedere quello che è la differenza dell'intimismo di un pittore, e anche di un periodo temporale, rispetto a quello che c'era prima. Vediamolo ad esempio nel Beato Angelico, l'Annunciazione del Beato Angelico, dove l'angelo è quasi in colloquio con la Madonna sotto il chiostro del convento, e nell'intimismo che vedremo poi successivamente in altri. Ma il caso del Beato Angelico ci permette di soffermarci un momento su un modo di dipingere che non ha tempo. Guardate la perfezione cromatica di questo piccolo dipinto, piccolo perché è dentro una cella. Guardate nello stesso tempo le ali dell'angelo. Le ali sono un qualcosa che ci porta a una pittura quasi surreale, cioè è la irrealtà portata nella realtà, quindi è un quadro ancora attuale adesso come composizione. Guardate la prospettiva straordinaria che porta a separare il viso della Madonna e il viso dell'angelo con due elementi. Il primo, la separazione terrena, la colonna. Io vengo dal regno dei cieli per portarti l'annunzio. Ave Maria. E guardiamo invece poi al fondo, nella finestrella che c'è vicino all'aureola della Madonna, nell'interno della piccola cella, da qui come idea, come intenzione del pittore, doveva venire una
un qualcosa che noi non conosciamo, che è al di fuori di noi, ma che c'è. C'è un qualcosa, c'è un messaggio che è superiore a noi. Il messaggio della Madonna è superiore alla sua conoscenza. Tu avrai un figlio, ma come se io non conosco uomo? È un qualcosa di non reale. E questa finestrella porta ad avere fiducia, e qui entriamo nella fede, in qualcosa che io non conosco, ma so che esiste, so che c'è, è molto importante. L'Epifania del Beato Angelico è una ricchezza di colori straordinari, di una delicatezza impensabile quando oggi la pittura, faccio un piccolo inciso, per anche sconsolato. La pittura oggi non esiste più, non esiste quasi più. Esistono immagini colorate, ma esistono immagini adatte per un mondo che è nato a colori e che sta vivendo nel suono e nel movimento. Io che alla mia età, probabilmente gran parte di voi che state ascoltando e guardando, è nato in bianco e nero e si è trasformato con gradino per volta a colori in movimento, a colori con suoni, a immagini fatte di suoni, ad immagini fatte indipendentemente da quello che è la capacità dell'uomo di crearle. È la macchina, è l'occhio virtuale, era l'occhio umano, è passato a occhio meccanico, è diventato occhio virtuale, a occhio irreale. Tornare al Beato Angelico, e vediamo adesso la nascita dell'adorazione al bambino, sempre nel convento di San Marco, dove era l'Annunciazione, sempre in una cella, è una cosa straordinaria. Guardiamo l'adorazione dei magi, la dolcezza, la serietà, la semplicità. I due dipinti, stranamente, sono quasi coevi. La ricchezza, la povertà, l'essenzialità. Un segno in più che il pittore ha capito a chi doveva rivolgersi come messaggio. Io solo nella mia cella ho un messaggio, io nel dipinto che ho eseguito per una committenza, invece sono al servizio di un qualcuno. Andiamo adesso alla meraviglia nella pittura fiorentina del 1500, il corteo dei magi di Benozzo Gozzoli. Ho avuto la fortuna di frequentare spesso Firenze. E quando i tempi erano ancora dell'arte non di massa, ma per chi andava a guardare per cercare qualcosa, andavo spesso a vedere questo quadro, a cercarmi questo quadro al Palazzo Medici, che era aperto, c'era una porticina, si saliva una scala al primo piano e si arrivava alla cappella dove Benozzo Gozzoli aveva dipinto nelle tre pareti della cappella, quindi a sinistra dove c'è questo dipinto meraviglioso, in fondo e sulla destra, così quasi una piccola cappella degli Scrovegni in miniatura, mini, dove ci si poteva fermare per un'ora a guardare, a studiare, a copiare dei particolari di questa pittura, di un quadro. E non vi nascondo che l'emozione era ed è oggi a riviverla riguardando questo quadro, straordinaria. Una magnificenza di una... Niente, è troppo bella.
andiamo a quello successivo invece, dove vediamo trasposta il quadro all'Ambrosiana di Milano. L'autore è chiamato il Bramantino, è una riscoperta degli ultimi 50 anni, hanno fatto una grossa mostra qualche anno fa, hanno catalogato, cercato e catalogato l'opera di questo pittore chiamato Bramantino, un pittore straordinario, che lo presento qui perché è il trait d'union, un altro trait d'union tra la pittura mitteleuropea e la pittura italiana. E in questo caso è la pittura italiana che è andata in Europa e si è adattata un pochino al gusto mitteleuropeo. La pittura italiana, invece, proprio italiana, è quella del Caravaggio. Non potrete, sì, non l'ha visto quando era ragazzino, non vedrà forse, io mi auguro di no, ma non vedrà forse mai più questo quadro, La Natività del Caravaggio che era a Palermo in San Lorenzo, nella chiesa di San Lorenzo. Un quadro molto grande, bellissimo, un Caravaggio meraviglioso. Questo quadro, per problemi che derivano da determinate relazioni o contrasti, non si sa bene come chiamarle, è stato rubato nel 1969 o su mandato della mafia. E non è mai più stato ritrovato. Speriamo che l'abbiano soltanto nascosto. Si collega a quest'altra tela del Tintoretto, ma non il Tintoretto Jacopo Robusti, detto il Tintoretto, ma il figlio del Tintoretto, Domenico, che ha con questo quadro preso un pochino il posto del padre a Venezia. Guardate la bellezza e qui è astuzia, è una trovata del pittore che ha diviso i mondi. Le andre visitanti, abbiamo visto il Botticelli come angeli, angeli che fanno festa, la natività, le persone, eccetera. Qui è diviso in due parti, l'intimità. Pur nella maestosità della nascita del bambino Gesù, con la Madonna San Giuseppe e i committenti probabilmente, e i pastori che vanno in processione a portargli i doni. E si vede anche quella che è la festa, non solo di chi è intimo, ma di chi è da chi va ad adorare per dare, non tanto per chiedere, come il committente che si prosterna davanti al Gesù dicendo: guarda che ci sono io, guarda come sono bello, guarda cosa ti do, ma di chi invece dal di sotto porta, vuol portare in alto il suo dono e dice: guarda, ho questo e lo do a te, che è una cosa molto significativa per quel periodo storico. Un altro sempre che collega, e qui andiamo a parlare di tecnica pittorica, il disegno con la pittura, qui non tanto la scultura, ma il disegno con la pittura, è un Eleazaro Oldoni, un pittore anche costui riscoperto, molto importante, perché ha lavorato soprattutto a Vercelli, è stato riproposto ultimamente. E ha conosciuto il Defendente Ferrari, la pittura, il mondo del Defendente Ferrari, ha conosciuto il mondo tedesco, si vede dalla collana
com'era la, non la capanna, ma la casa diroccata, come abbiamo già visto prima, ma soprattutto ha molta familiarità con lo Spanzotti, infatti la postura della Madonna, del bambino, col defendente Ferrari, il bambino depositato sul manto della Madonna, è qualcosa di nuovo dato dal mondo in cui lavorava, e cioè il mondo pastorale. Guardate la figura dell'asino e del bue, una particolare che denota un qualcosa di importante, cioè per il pittore probabilmente c'erano due cose che esistevano, una gli angeli, e infatti ne mette da tutte le parti e li fa vivi, li fa da angelo alato in alto a destra, l'unico, ad angelo vivo come bambino curioso che guarda. E l'animale, che è animale sì, ma è animale che è curioso, che guarda e che viene a vedere come sono. La Natività di Federico Barocci è un quadro molto importante, perché porta, è un pochino a contrasto con quello di Eleazar Ordoni, perché porta gli stessi motivi, la stessa posizione della Madonna, gli stessi elementi, a un intimismo sorprendente per l'epoca. È un pochino un tradignon con quello che è la pittura che verrà, la pittura dove il pittore cerca di esprimere delle sensazioni senza pensare a cos'altro fare se non a fare un bel quadro che possa piacere. Lo stesso intendimento che aveva Gentile da Fabriano, di cui vediamo questo ricco corteo di magi che si riallaccia a quello di Benozzo Gozzoli. Ma mentre Gentile da Fabriano lo faceva per il committente, e cioè per piacere alla nobiltà, all'aristocrazia, il Barocci, come il Giorgione che vediamo ora, fa invece un quadro che possa piacere alla gente, un quadro che possa andare a sollevare quel istinto di amore verso il prossimo, che è l'intendimento proprio per cui il Cristo è venuto sulla terra. Lo vediamo anche in un pittore, Guido Reni, che raffigura, è uno dei pochi pittori che raffigura San Giuseppe col bambino senza la Madonna. Questo quadro ha un'espressività straordinaria per il movimento della mano del bambino, che guarda San Giuseppe, gli sguardi si incrociano e fa quasi una carezza. Cioè con i fiorellini in mano che gli ha portato quello che potrebbe essere il padre putativo, inteso come nonno, riceve una carezza, ed è questa un'immagine veramente, veramente bella. Così come si incontrano gli occhi in un quadro di un pittore inglese andato in America, John Singleton, che fa guardare il bambino e la Madonna in un modo che li estranea, li porta via da quello che è il mondo, che curiosamente si distrae e non guarda la parte importante della natività. Tutti questi personaggi, i cinque a sinistra e quello a destra, parlano tra loro, scusate un esempio un pochino così, magari non è sempre vero, ma accade, chi va in chiesa si mette in fondo e chiacchiera, o chi nelle processioni approfitta per parlare di questo e di quello e delle ultime notizie.
Un quadro straordinario in un altro pittore poco conosciuto, ma importante perché praticamente ha preso alla morte del Mantegna, ha preso il suo posto alla corte del Gonzaga, è Lorenzo Costa il Vecchio. Questa natività è straordinaria. Straordinaria come disegno, straordinaria come prospettiva. Scusate se utilizzo, ma è un mio vizio, potrebbe essere un vizio, però è un vizio. Utilizzo l'aggettivo straordinario, al di fuori dell'ordinario. E al di fuori dell'ordinario, guardare e vedere un quadro così, così bello, ecco. Bello è una parola che non si usa più, però è veramente un quadro importante. Il Lorenzo Lotto della Natività, dove invece c'è una distrazione totale, il bambino gioca e va a cercare il muso dell'agnello, gli astanti quasi si bevono e dico: guarda che bello, guarda come gioca bene. Due quadri importanti adesso, uno di un tedesco che è venuto in Italia, Matthias Stommer, con questa natività meravigliosa che si riallaccia a quella del suo maestro, che vedremo poi fra un attimo, perché il pittore ha capito che ci si distrae e allora fa andare l'attenzione solamente sull'immagine più importante, e cioè sul Cristo. Su Gesù in questo caso, non è ancora Cristo, ma è il Gesù bambino. E il suo maestro è il famosissimo Gherardo delle Notti, un quadro molto, ma molto importante, che si riallaccia a questa natività Martens von De Vos, che abbiamo visto prima, e questo Gherardo delle Notti, veramente la luce, ed è la luce che poi è arrivata alla pittura italiana e ha portato un secolo di quadri nostri fatti illuminati quasi da una candela, quasi da una luce che arriva dal centro e si diffonde. Non è il sole che illumina il quadro, ma è il quadro, in questo caso il Gesù bambino, senza altri orpelli che non il sorriso di chi lo guarda e la gioia che lui riesce a dare a loro. Infine, due importanti, iconograficamente, ma anche come storia, quadri. Uno, Peter Bruegel il Vecchio, che è l'inizio, e cioè il viaggio che la Madonna fa per arrivare al censimento di Betlemme, il Rubens, due altri quadri importantissimi. Di Peter Paul Rubens, la natività, come abbiamo visto prima, con la luce che irradia chi ha intorno, ed è una parte inferiore di un quadro che non è stato tagliato perché la committenza ha finito di esistere prima avessero potuto farlo. Sempre lo stesso quadro del Rubens, ma con gli angeli che volano al di sopra e che tolgono via l'attenzione da quello che è l'immagine invece del Cristo. Ho messo questo quadro a barriera di quello che è il mondo di cui abbiamo parlato, storico, come il mondo quello in cui viviamo noi adesso. Nel 700-800 praticamente i quadri importanti nella Natività sono stati pochissimi e tutti con argomenti che si rifacevano a questi dipinti, a queste sculture che abbiamo visto.
Il mondo odierno non ha pittura di natività, ma ha pittori che hanno dipinto la natività per loro piuttosto, magari per chiese, però con un'atmosfera un pochino diversa. Forse il pittore oggi non crede, non è convinto, non ha la fede che avevano i pittori che dipingevano la natività. E oggi effettivamente dovrebbe cambiare con questo modo di vedere, dovremmo noi adesso cambiare e accettare il titolo che è stato dato a questa esposizione, Il Natale della pittura. Prima era la Natività, la nascita di Cristo, la nascita di Gesù nella pittura, questo è Natale nella pittura. Natale nella pittura. Può ancora esserci in Chagall. Forse lo è perché Chagall era ebreo e vede il Natale come un evento in cui c'è la storia di un uomo che per i cattolici è la storia di Dio che si è fatto uomo e quindi c'è la Madonna, c'è il Cristo, c'è forse un sole, una luce, uno spazio in cui scrivere qualcosa. C'è il mondo visto come il suo villaggio, Donetsk, come l'animale. C'è ancora in un altro quadro di Chagall, che è il Chagall che vede la donna, la Madonna e il bambino, la Madonna del villaggio, un quadro in cui pittore dà una realtà legandola anche a quello che è il cielo con l'angelo che vola. Ma non esistono, se noi andiamo poi a pittori come un Dalí, Salvador Dalí, vede la Madonna e il bambino come un qualcosa legato alla terra, legato all'immagine. Vede il Natale senza l'intimità del Natale, ma come una presenza quasi scenica, come altri pittori che seguono a questo discorso, che sono successivi e che possono essere un Picasso, come il Babbo Natale. Che possono essere i pittori del presepio, con i personaggi del presepio. E pittura, Natale nella pittura, il presepio napoletano, il grandissimo presepio della Certosa di San Martino, immenso, il presepio, altrettanto immenso della Reggia di Caserta. Dove la scenografia è tutta alla base, eccetera. Il presepe, che si può realizzare oggi, e allestirlo per un museo quasi di famiglia, come erano effettivamente questi musei, familiari, addobbati a Natale e spolverati a Natale, ma addirittura legato, relegato in una teca, perché in famiglia ci sia spesso è un qualcosa che è estraneo a un certo spirito, di Natale intimo, ma è un Natale invece. Fatto per la festa dell'uomo. Torna a Natale in un modo sorprendente Luzzati. Lele Luzzati, quando ha fatto questo presepe che è stato montato prima al Valentino, poi in Piazza Castello a Torino, poi alla stazione di Porta Nuova, ha saputo trasformare il Natale in favola. E la favola è un po' l'illusione del bambino che guarda il Natale
E nello stesso tempo è l'illusione di chi vuole conservare il Natale come elemento proprio, con una propria intimità, ma che non vede più nel mondo corrente. Questo è un disegno molto piccolo, è quasi un po' più grande di una cartolina di Luzzatti. È straordinario. Come? Con pochi segni di matita e tacche di colore, la Madonna, il bambino e il bue facciano un vero Natale. Questo, per esempio, è a differenza di quelli napoletani che hanno le statuine piccole e sono per un godimento di una massa, di una festa, di una partecipazione attiva, infatti le statue vengono anche mischiate, pastori con altri personaggi di oggi, e queste sono immagini grandi, sono immagini ritagliate da disegni, in questo caso di Francesco Tabusso, per un presepe che nel 2017 è stato allestito nelle sale ormai vuote dell'albergo diurno di Venezia, con una partecipazione di visitatori non indifferente, perché uno è stato una novità. In secondo luogo, l'ambientazione era in particolar modo strano e particolare, molto ma molto attuale, legando quasi come teatro, quasi una scena di teatro, il presepe. I pittori che hanno partecipato sono quasi tutti torinesi, abbiamo visto prima Tabusso, vediamo adesso in primo piano un paesaggio di Francesco Casorati con l'angelo, il bue, l'asinello e la figura in fondo che porta a una capanna un pochino immaginaria. Ancora le figure di Tabusso in primo piano, quasi come saluto dei personaggi al visitatore. Tenete conto che adesso qui è visto in fotografia in prospettiva, ma da queste immagini al fondo sono 20-25 metri di distanza, quindi una vera galleria che portava in mezzo alle statue, in mezzo ai personaggi, i visitatori. Francesco Tabusso lo troviamo in questo bellissimo quadro che è della chiesa del Fopponino di Milano, una chiesa disegnata da Gio Ponti e praticamente sconosciuta al mondo di estimatori di questo grande pittore, che ha portato in questa chiesa dei quadri immensi. Tenete conto che la pala di altare del fondo è alta 12 metri e questi quadri sono alti, questo trittico, cioè tricuspide, no? È un quadro normale, ma tricuspide fatto quasi a trittico, è alto 3 metri e mezzo. Sono dei quadri meravigliosi che portano il vero spirito natalizio. E Tabusso era lo spirito del pittore di Natale in mezzo a tutti noi. Ed è veramente bello. Lo spirito natalizio che in questo momento vorrei augurare nell'anima e nell'animo di tutti noi, voi che mi avete avuto la pazienza di ascoltarmi, sia con questo Tabusso col contadino che porta il whisky, sia con gli auguri e in un'incisione, dal momento che io sono nato incisore, non posso esimermi dal mettere anche se in fondo, ma lucis in fondo, l'incisione di un pittore torinese scomparso un paio d'anni fa, grande pittore, Nando Eandi, pittore anche amato dal presidente della Unitre, e che ringrazio per questo invito. Buon Natale a tutti. Grazie.